Bentrovati a questo nuovo appuntamento con TikVa, gli intrecci della speranza. Vuoi entrare nel mio giardino? Mi piacerebbe che le mie rose ti vedessero, scriveva il poeta inglese Brisley Sheridan, che era un grande appassionato di questi fiori. Una frase che si adatta perfettamente al rosetto botanico Gianfranco e Carla Fineschi, che dal 1967 raccoglie specie ed ibridi provenienti da tutto il mondo. Una collezione esclusiva che si estende su circa 3 ettari a Cavriglia, un comune in provincia di Arezzo. Nata un po' per caso, per la passione di Gianfranco, che è stato anche docente alla Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica di Roma, oggi conta ben 7.000 esemplari. A gestire il giardino sono le tre figlie, che lo considerano un patrimonio culturale da preservare e far crescere, perché, come diceva Shakespeare, una rosa è una rosa. Cavriglia, in provincia di Arezzo, alla metà degli anni 60, un ufficiale dei bersaglieri in pensione si appassionò alla coltivazione della rosa, iniziando una piccola collezione nel giardino di casa, ripresa poi, con rinnovata passione, dal figlio, Gianfranco Fineschi, che fu l'ortopedico di Giovanni Paolo II e che seppe trasformarla nel corso degli anni in uno dei più grandi e completi roseti del mondo, con quasi 7.000 varietà di rose distese in 3 ettari. Nacque così il roseto botanico Gianfranco e Carla Fineschi, oggi curato, mantenuto e preservato dalle tre figlie, Antonella, Silvia e Cristina. Il caso ha voluto che mio padre ereditasse da suo padre un piccolo nucleo iniziale di rose che facevano da contorno a un giardino. Mio padre era un chirurgo ortopedico, quindi aveva seguito un rigoroso criterio scientifico in tutto quello che faceva, per cui, essendosi trovato in possesso di questo piccolo nucleo di rose, ha deciso di andare avanti e si è documentato, ha studiato, ha imparato tantissimo e chiaramente la passione lo ha portato a incrementare sempre più la collezione. Una raccolta sistematica con rose antiche, moderne, selvatiche, ibridate, rampicanti, senza incontrare un esemplare doppio. È una pianta che si fa amare perché è talmente ricca di biodiversità in tutti i sensi, cioè biodiversità che si vede nelle forme, nei colori, nei profumi e che viene da tutto il mondo, quindi è chiaro che una volta che uno comincia una collezione non si può più frenare. Comunemente si ritiene che il concetto di patrimonio culturale possa applicarsi all'opera dell'uomo in varie forme e declinazioni. Tuttavia, anche un roseto come questo può esserlo perché le piante provengono da ogni parte del mondo ed è possibile studiarle e coglierle nella loro specificità, senza dimenticare l'uso officinale che la rosa offre all'uomo. Siamo in una tipologia museale, con il problema di questo museo vivente, quindi si tratta di oggetti inanimati che possono essere conservati e goduti tutto l'anno, perché il nostro problema è anche che molte persone ci chiedono di venire a visitare il roseto in luglio, agosto, settembre. Bisogna capire che si tratta di piante viventi, quindi il loro ciclo vitale prevede un calendario che non possiamo decidere noi. Nei quasi 7.000 esemplari, uno diverso dall'altro, tra cui molte rarità, c'è una rosa del cuore? No, non c'è una rosa del cuore. Posso dire che a me piace, di tutto piace la semplicità, quindi mi piacciono le rose semplici, mi piacciono le rose spontanee, i primissimi ibridi, quelli che ricordano molto più la natura. Non amo molto gli ibridi moderni, pur riconoscendo che sono bellissimi, che sono un'esaltazione della biodiversità, ma anche dell'ingegno umano. A Benevento, negli spazi dell'oratorio Angela Merici, è stata inaugurata qualche giorno fa l'Officina della Socialità, un piccolo angolo di paradiso, come amano definirla i volontari. Uno spazio dove potersi incontrare, stare insieme, sorridere e dove viene chiesto ai giovani, ma non solo, di lasciare per un po' di tempo da parte i cellulari per dedicarsi all'ascolto reciproco. Thank you.
l'Officina della Socialità nasce dall'idea di stare insieme, semplicemente, perché comunque sia, venendo da un periodo buio dove la pandemia purtroppo ci ha tolto un po' di normalità da quello che era prima, abbiamo pensato noi giovani, con appunto l'aiuto di Don Marco, di creare questo piccolo posto dove socializzare, semplicemente avere la possibilità di stare insieme, perché comunque qui potremmo fare tutto, perché abbiamo a disposizione giochi da tavola, c'è una chitarra dove poter suonare chi ha voglia, un biliardino. Ecco, una delle prerogative che vi siete dati è quella di lasciare fuori da questo angolo di paradiso i pensieri, la vita, il tran tran quotidiano, anche i cellulari, vero? Qual è una delle... Una delle piccole regole è questa: abbiamo preso dei cestini dove riporre il cellulare, proprio perché si chiama Officina della Socialità, serve proprio a questo, per socializzare e stare insieme, perché almeno per quell'oretta, quella mezz'oretta, stare senza il telefono e stiamo un po' meglio. Tu non sei nuova qui, no? Sei di casa, vero? Sono di casa, sì, sono di casa, perché io sono, oltre volontaria della parrocchia, sono anche educatrice dei 12-14, che li accompagno verso la cresima, quindi faccio anche questo. Io lo faccio con gioia e con piacere, soprattutto, anche perché l'ambiente permette di stare bene, e quindi la cosa più importante è proprio quella: quando stai bene in un posto riesci a fare tutto, perché stai bene anche con gli altri. I giardini vengono pensati per i giovani, però questo non toglie la possibilità di far venire tutti, perché ovviamente possono venire famiglie, bambini, anziani, chi vuole, chi ha voglia di stare insieme. TicVa siamo soliti in tessere storie, la prossima la sentiamo profondamente in sintonia, perché parla di fili di bene. A Verona, la Fondazione FEVOS è nata una sartoria solidale con una propria linea di abbigliamento e tessuti donati da privati ed aziende. Dai tessuti donati dalle aziende e dai privati nasce nel bazar di Fondazione FEVOS Santa Toscana di Via Marconi una sartoria solidale, fili di bene, con una propria linea di creazioni. Partite un anno fa dopo la chiusura del lockdown 2020, adesso praticamente è un anno, sono partiti con tanta voglia ma poche risorse, perché erano 2-3 sarte che hanno iniziato con riparazioni e modifiche, poi inserendo altre sarte volontarie esperte di creazioni, abbiamo iniziato una linea nuova di creazioni di camicie, borse e oggetti per la casa, ornamentali o d'altro. Gli obiettivi della sartoria solidale sono molteplici: evitare gli scarti di materiali che andrebbero in discarica, offrire opportunità di inserimento e integrazione lavorativa a persone in difficoltà, raccogliere fondi per le varie attività dell'associazione a sostegno di chi ha necessità. Attualmente le sarte lavorano le mattine e un pomeriggio, e si punta a tenere aperto tutti i pomeriggi. Abbiamo ricevuto tanti tipi diversi di tessuto, perché i donatori sono molteplici, sono sia aziende che privati, e lavoriamo questi tessuti e facciamo dei prodotti che sono, diciamo, sia di arredo casa che prodotti di abbigliamento. Abbiamo iniziato con la linea arredo casa, quindi tovagliette, asciugamani, portatorte, e adesso invece abbiamo lanciato sia una linea borse che una linea di camicie,
e appunto con questi tessuti che ci sono stati donati. Le linee delle borse e dell'abbigliamento si adatteranno a nuove idee e tessuti diversi, con creazioni uniche e originali. Dalla prossima settimana poi ci saranno corsi di cucito per tornare ad apprendere un'arte che aiuta a fare del bene a sé e agli altri. Allora, qui ci sono 10 sarte volontarie e una persona, diciamo, con un contratto di inclusione. E, lavoriamo qui dal martedì al venerdì, tutte le mattine dalle 10 alle 13 e poi il giovedì pomeriggio. Quindi adesso ha preso corpo e maggiore struttura e organizzazione, siamo riusciti quindi a consolidare questa sartoria ed è arrivato il momento di darle anche un nome nuovo, che è questo Fili di Bene, perché racchiude gli obiettivi e i principi fondanti della fondazione, cioè dell'inclusione, della solidarietà e del riuso di materiali, perché tutte le creazioni, tutto quello che viene fatto, viene utilizzato stoffe riciclate che ci sono state donate. Nell'approfondimento di oggi vi parliamo della storia di Alex e del suo riscatto grazie al lavoro. Alex attraversa anni difficili, finisce nella tossicodipendenza, perde il lavoro, gli amici, viene allontanato dalla famiglia. Eppure quando si trova nel luogo più oscuro della sua vita, inizia la sua risalita grazie al volontariato, all'incontro con il mondo dell'associazionismo e poi incontra la realtà della cooperativa La Formica, una cooperativa sociale che opera nel settore dell'igiene ambientale di Rimini. E spazzando i rifiuti, Alex spazza via anche i nodi più dolorosi e riconquista la propria dignità. Io mi chiamo Alex Carloni, lavoro per la cooperativa La Formica da circa 10 mesi. E di cosa ti occupi? Adesso mi occupo della pulizia dei parchi, dello specifico dello spazzamento di tutta la pedonale, di tutti i sottopassi, di rastrellare tutte le foglie, di guardare tutti i gazebi, tenere un po' pulito un po' in generale tutta la manutenzione che riguardano il parco. Se ripenso un po' alla mia storia, di tutto quello che ho fatto, l'unica cosa che rifarei è la comunità, che comunque sia mi ha dato tanto, spendermi per gli altri e come gli altri si sono spesi per me, io voglio ricontracambiare nell'aiutare le altre persone, quelle più in difficoltà, persone che comunque come me hanno avuto un passato difficile. È brutto dire, quando arriva un genitore a buttare un figlio fuori di casa, non è mai bello. Però forse è stata proprio la mia salvezza, perché aver toccato il fondo e andare fuori di casa e fare comunque tanti mesi fuori al freddo, dentro di me si è accesa una lampadina che mi ha fatto capire che veramente era ora che facevo basta e mettevo la testa a posto. Uscivo con delle compagnie nei bar e per non essere inferiore agli altri facevo un po' quello che facevano loro. Ho preso la strada dalla tossicodipendenza. Che età avevi? Ho iniziato che ne avevo sui 26, 25, 26. Cosa facevi quando ti è capitata questa cosa? Lavoravi? Lavoravo, poi i soldi comunque non bastavano mai. In quel momento non mi rendevo conto tanto di quello che stavo facendo. Quale tipo di sostanze hai cominciato? Facevo uso di cocaina e di eroina. Avevo perso tutte le persone che comunque mi volevano bene. Avevo perso la fiducia dei miei genitori, che per me è fondamentale. Avevo perso la fiducia della mia ex compagna. Un po' la vergogna, il lavoro che comunque veniva a mancare, quindi mi hanno portato a fare una scelta. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia vicina che
che mi ha dato una mano, e anche grazie a loro che io ne sono uscito. Diciamo, dopo questo periodo in cui tu hai ritrovato te stesso, come è arrivato poi il momento della scelta del volontariato? Cioè di attivarti personalmente per fare qualcosa tu per gli altri? Tramite Don Nevio della comunità Papa Giovanni, che comunque sia è una grandissima persona Don Nevio, nel senso che a me mi ha aiutato molto. Sono andato nella comunità di Maiolo, di Nova Feltra, dove ho fatto un programma di circa un anno e mezzo, e da lì ho intrapreso l'esperienza delle cooperative della Papa Giovanni, dove comunque ci sono persone disabili, persone comunque con problemi, persone anziane. Lì ho scoperto un mondo nuovo, perché comunque era la prima volta che facevo volontariato presso una struttura del genere. Diciamo che noi gli facciamo più che altro da educatori, quindi li portavamo in vacanza, io e me ne avevano segnati due in camera, uno tra l'altro sulla sedia a rotelle. È stata una bellissima esperienza che ancora tuttora sto facendo, perché faccio ancora il volontario io alla cooperativa Il Biancospino. Questi 10 mesi in cooperativa come sono andati? Come ti sei inserito dentro al, diciamo, allo staff, al gruppo di lavoro? Mi sono inserito molto molto bene, è una cooperativa che a me mi ha dato tanto, mi sto cercando di impegnare nel miglior modo possibile, ai responsabili o ai colleghi o comunque dal presidente o dal direttore, c'è un bel rapporto con tutti quanti. Diciamo che mi vogliono molto bene e io voglio bene a loro, perché mi hanno dato una bella opportunità. E arriviamo al termine anche di questo appuntamento con TICVA, ma nuove storie di speranza vi aspettano la settimana prossima.